E voilà, prima parte finita. Adesso vado avanti con a strutturare i comodini sospesi nei lati e poi faccio una lampada in centro letto, in centro testata. Direi che non è per niente male. Ho messo due tasselli da 10 e comunque il risultato è ottimo perché queste fa da portante. Eccolo qua. E voilà. Ora ho messo in morsa la base, diciamo, sotto del comodino, la base d'appoggio dove si va a appoggiare boh, qualche libro, qualcosa, insomma. Un doppio appoggio aperto. In due lati e in due lati lo faccio chiuso. Adesso è bello morsettato e aspettiamo domani. Eccolo qua, tutto misurato. Adesso io li fisso con le viti qua. Bene, siamo alla conclusione ormai anche della testata del letto. Preparo gli ultimi due pezzi e poi andiamo a installarli.
Oggi mi sono accorta che ho fatto due sinistri. E dunque abbiamo rimediato subito. Ecco qua. Si sta asciugando e sto facendo il destro. Ora gli diamo l'ultimo tocco, che sarà quello che abbellirà il tutto, perché che si veda il muro non mi piace, e allora ho optato per questo. E in casa, guarda mo, avevo perfettamente, cade proprio il pennello, eccolo qua. Cioè, adesso saldo, taglio, facciamo gli angoli qua ed è a posto. Ecco la fresata. Qua, ragazzi, anche questo progetto è stato ultimato. Sono contenta di come è venuta fuori la testata, la camera in sé, come sta prendendo forma, molto calda, molto chiara. Adesso abbiamo ultimato il cassettone, l'armadio, la testata con i comodini e le mensole e il lampadario centrale, la lampada, e anche messo giù il battiscopa. Questa testata è stata fatta con tutto materiale di recupero. Le tavole dell'Arece, come le avete viste in altri video, sono messe maleoccio, dunque le devo sezionare, piallare, portare a misura, raddrizzare. C'è un bel procedimento. E quello che mi piace di più di queste tavole è proprio la loro usura, perché sono sporche, hanno questi incavi scuri, neri addirittura, ed è uno spettacolo vederli, cioè proprio da un caldo, da un rustico veramente, che a me piace personalmente. I ferri invece, la struttura in ferro, sono pali di recinzione. Il supporto del lampadario era un mio vicino che stava buttando alla costazione questi pezzi di ferro, sempre da recinzione. Invece la lampada centrale, anni addietro, al mare, io vado a recuperare dei pezzi di legno ogni tanto, quando ci vado, perché non ho neanche tempo, che la marea porta, dunque anche usurato del sale, e vengono fuori uno spettacolo. Comunque quel pezzo lì viene dal mare, l'ho tagliato sopra, portato a pari e scavato dentro, come avete già visto. E niente, a parte il recupero dell'armadio che avevo comperato, con la striscia lì in pioppo e le lampadine e il supporto della lampadina G9, quelle sono state le spese, diciamo, e l'olio paglierino e il 1000 chiodi della patte. Per il resto è tutto quanto materiale di recupero. Come piace a me prendere e trasformare e ridare vita, usare il cervelletto per creare cose inedite.
quanto poco, sono inedite. Bene, detto questo, spero che questo video vi sia stato utile per prendere spunti magari per qualche vostra idea. Iscrivetevi, attivate la campanella così i prossimi video, in coda ne ho moltissimi, è che ci vuole tempo anche per far quello. Comunque, piano piano caricherò tutti i video che sono in coda e altri che stanno arrivando, perché qui è un continuo flusso creativo la mia vita, ecco. Detto questo, ragazzi, io e la mia bellissima Margot vi salutiamo e ci vediamo molto presto.